Terza partita del campionato di Serie D, il Sora giocava in casa qui al Tomei, ancora 1-0-0, una partita non molto bella, le squadre nel primo tempo si sono studiate, nel secondo tempo mister Farris ha corretto qualcosa e si è visto un buon Sora, ma il risultato non è cambiato, è terminato 0-0, ma andiamo a vedere come è scaturito questo 0-0 qui al Tomei di Sora. Al decimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa in aria di Palazzo, la palla termina di poco all'alto. Al dodicesimo, pericolo per il Sora con questo tiro di Ibba. Calcio d'angolo per il Sora dalla bandierina, capitan Rocco Giannone, palla in aria, la difesa libera come può, arriva sul pallone Scipa, ma sbaglia in questa maniera. Al ventottesimo Mastino si presenta a tu per tu con Agostini, ma sbaglia così. Al trentaduesimo fallo dal limite su Scipa, calcio di punizione per il Sora, sul pallone ancora una volta lo specialista Rocco Giannone, però il portiere si salva in angolo. Nel secondo tempo dentro Nicola Tala e Simone Mastromattei al posto di La Pegna e Taverna. Dobbiamo arrivare al 25esimo quando Mastromattei impegna Ferrozzi che la mette appunto in angolo. Al 3 minuti più tardi è Scipa a incornare ma sbaglia la mira e la palla termina fuori. Al 30esimo entra il nuovo arrivato nel Sora Daniele Sisalli ed è Scemasi. Al 40esimo per poco Palazzo non mette la palla nel sacco con questo colpo di testa. Il risultato appunto termina sullo 0-0. Il Sora anticiperà sabato prossimo il prossimo incontro contro la Lupa Roma a Fiumicino alle ore 15.